il nostro Andrea l'ingegnere, 140.000 euro, la ghigliottina che questa sera è riuscita a portare al tavolo. Ingegnere, qui già Flavio, le ghigliottine. Stiamo andando bene, perso il conto, devo dire la verità. Bene, vuol dire che sono tante, anche vittoriose, e quindi ci concentriamo. Sara e Ginevra già sono schierate, io qui a fare il tifo per te, naturalmente le amiche a casa, la cuffia quando vuoi, le amiche e gli amici, pronti, segnate, scrivere, fate a memoria, dai che ci giochiamo questa ghigliottina, tutti insieme, si parte. Speciale. Sociale. Sociale. Ghigliottina. Dobbiamo cambiare modo di scegliere partendo, ripartendo da speciale. Vai. Amen. Così sia. Amen. Ghigliottina. No. Così sia. Terza scelta. Fra vestito e nudo. Nudo. Ghigliottina. Proviamo a correggere ancora. Ingegnere, speciale, così sia. Vestito, la quarta. Capire. Capitale. Capitale. Ghigliottina. E per la serie fai come ti pare, Andrea, proviamo a difendere 8.750 euro trovando questa. Non dimezziamo ancora, dai, proviamoci. Diario. Contrario. Diario. Ghigliottina. Amplenda l'ingegnere fino in fuori, allora se le così cose la o le facciamo bene o non bravo, le facciamo. Bravo ingegnere, speciale, così sia, vestito, capire, contrario. Un minuto da adesso, Andrea, dai. Ingegnere, ormai sai benissimo cosa fare, guida tu questa ghigliottina. Le parole sono speciale, così sia, vestito, capire, contrario. Io preparo la nostra parola, la faccio saltare fuori dalla busta, ma rimane ancora coperta perché il finale adesso lo guida il campione, come ogni sera. Speciale, così sia, vestito, capire, contrario. Diciamo che la scelta delle parole non è stata una delle più. Lascia capire che non si è proprio accesa questa lampadina. Come poi si è accesa però parole. Una volta trovate le cinque tessere del mosaico? Qualcosa che in realtà mi frullava in testa dall'inizio e si è aggrappata, è rimasta lì. Quando vuoi, campione. Stasera il campione per vincere 4.000 euro e oltre 4.375 euro ha scritto giorno, ma subito da speciale? Sì, è partito subito da speciale, ma mentre lo giravo ci ho avuto un lampo. Mentre giravo, proviamo un giorno perché non lo voglio buttare a mare, però se adesso mi dicessi vuoi scrivere un'altra cosa ti direi sì. Prego. Prego, prego, prego. Con giorno partiamo? Oppure sì, con quello nuovo? L'altro, prima tutto giorno e prima poi tutto sera.
Allora, ero partito con un giorno speciale, o lo speciale del giorno, ero partito con un telegiornale speciale il giorno e mi è rimasto. Poi c'è il vestito del giorno, che magari, sai, può capitare per il giorno c'è qualcosa, per la sera c'è un'altra cosa, e cose così. Un giorno contrario può capitare a tutti. E, il capire un giorno, un po' così. E così sia, mi sono ripassato a mente anche un po' di preghiere, ti devo dire la verità, e ma mi è mancato di legarlo con il giorno. E poi è successa una cosa, un esperimento? Sì. Cioè, poi così è successa una cosa, mentre vai a girare la parola con la quale speri di vincere la ghigliottina. Sì, mentre tu mi dicevi, hai capito qualcosa? Ho detto, non ci ho capito niente. Ho fatto niente? Niente da capire, niente in contrario, niente di speciale, però su vestito e così sia ci devo un attimo riflettere, mi è venuto di istinto, un vestito di niente, un vestito con niente, però c'è quel così sia che, ripeto, mi rimane un po' detto tante tante volte, ma in questo momento non... Non è una preghiera, quello è un libro saggio. Un libro barra tratto saggio di una fuoriclasse della penna e della scrittura, una donna straordinaria, Oriana Fallaci. Te lo dico? Dimmelo, dai. Niente e così sia. Vedi? Un anno passato a Saigon, una sua testimonianza in questo libro saggio in Vietnam a cavallo tra il 67 e il 68. È vero, stasera... Non abbiamo capito niente, cioè capire, non c'è niente da capire, però tu che sei anche musicista, io da innamorato della musica, è anche un capolavoro del maestro De Gregori e non c'è niente da capire, certo, no, non c'è niente da capire, certo. E non avere niente in contrario, assolutamente. Se proprio vogliamo dare un bel colore anche al vestito, sotto il vestito niente, il vero, film Carol di Carlo Vanzini. C'era Carol Alt sotto il vestito. C'era René Simmons. René Simmons sicuramente il film di Carlo Vanzina è sotto il vestito niente. Addirittura proprio per i puristi del genere c'è anche sotto il vestito niente, sotto il vestito niente due. Cioè, niente, proprio stasera proprio rega cinema. E quindi niente di speciale, ma la ghigliottina invece è sempre speciale. Questo campione è speciale perché mentre gira una parola gli viene in mente quella con cui avrebbe vinto. Niente. E così sia, il saggio, il libro di Oriana Fallaci, sotto il vestito niente, non c'è niente da capire a sto punto della serata, abbiamo capito tutto. E poi non avere niente in contrario, hai niente in contrario se giro la parola? Prego. Anche se non è giorno, purtroppo non to- solo simulando abbiamo dimezzato idealmente, comunque avresti fatto bene perché la parola in effetti è questa, è niente.